Oggi diamo il via al tampone sospeso grazie ai medici e agli infermieri che insieme agli OSS, ai soccorritori, ma anche a molti volontari daranno vita a questo sogno. Il tampone sospeso è un gesto di solidarietà, nel senso che chi ha i soldi può fare una sottoscrizione qui o sulle pagine di Medicina Solidale e di Soccorso Rosso, offrendo un tampone a chi non ha i soldi per farselo. Ovvero sia tutte quelle fasce sociali che non possono accedere né alla sanità pubblica per la tanta burocrazia, né a quella privata per una questione economica. Qui abbiamo un'accettazione schermata, invece di qua appunto si fa il tampone. In breve tempo, dai 15 ai 20 minuti, si ha il risultato. Un tampone che viene fatto solamente a livello nasale. Faccio l'infermiere, quest'anno, questo 2020 è stato molto pesante per noi, tutti i miei colleghi, medici, infermieri, OSS, che comunque sino hanno dovuto reinventarsi, rimboccarsi le maniche per sostenere il servizio sanitario. A me per fare un tampone negli istituti privati hanno chiesto anche 100 euro, 130 euro, invece questo è un presidio in una piazza visibile dove tutti possono venire e forse da qui si può fare veramente uno screening della popolazione, perché altrimenti la gente non potrà permettersi in questo periodo di pagare dei tamponi a dei prezzi così alti. Sono qua perché voglio farmi il tampone, perché ho delle persone intorno a me che hanno avuto problemi, di cui mi occupo, di mia madre che ha quasi 100 anni, e quindi ho ritenuto opportuno farmi il tampone. Non te lo prescrivono se non hai i sintomi e la possibilità di pagarlo in questo momento non ce l'ho. La dottoressa, gli infermieri all'interno, gli OSS vicino al triage, le persone al triage, iniziamo a dare i moduli per poter fare il po'. Questa città ha bisogno di solidarietà, ha bisogno di aiuto e quando c'è bisogno di aiuto nell'emergenza Arci c'è. Facciamo questo che non è carità, è solidarietà. La differenza è che noi siamo qui perché vogliamo appoggiarci all'articolo 32 della Costituzione che garantisce cure gratuite per tutti gli indigenti e questo è il senso della nostra missione.